Ciao ragazzi, ho pensato di continuare con la rubrica di psicologia perché la trovo molto interessante e penso che possa essere utile. Oggi abbiamo deciso di parlare dell'ansia. Vediamo se il video vi piace. Ciao ragazzi, bentrovati a questo appuntamento di psicologia. Ci troviamo sempre qua con Giovanni e oggi abbiamo intenzione di parlare di un argomento che può interessare veramente tantissimo. Infatti vogliamo parlare dell'ansia e magari anche di come gestirla. Giovanni, che ci dici su questo argomento? L'ansia credo che sia il fenomeno più diffuso fra le persone e gli esseri umani, no? Però spesso e volentieri le persone dicono: c'ho l'ansia perché sono stressato. E sembra quasi essere stressato, avere l'ansia, essere fighi. No, quando in realtà Impegnati, praticamente. impegnati, che lavoro tanto, che devo gestire tante cose, eccetera. Però, insomma, questo è abbastanza, secondo me, superficiale. Quando uno dice sono stressato, che vuol dire? Vuol dire tutto o vuol dire niente? No? Perché l'ansia è un prodotto, cioè un effetto di che cosa? Delle insicurezze. Delle insicurezze interne emotive che ha una persona. E le insicurezze pure sono un effetto, ma di che cosa? Delle proprie paure, dei propri disagi. Quindi essenzialmente quando uno prova ansia riflette la propria paura sulle situazioni in un certo senso. Assolutamente sì. È uno stato di inadeguatezza che la persona prova. E questa inadeguatezza sviluppa insicurezze che sono alimentate alla base da delle paure e da dei complessi, perché tutti gli esseri umani hanno dei complessi o di inferiorità o di superiorità o di diversità, per cui l'insieme di questi complessi con delle paure legate a un vissuto, il vissuto è la propria storia, è quello che ti è successo quando eri ragazzino, quando eri in età sia infantile che preadolescenziale che adolescenziale, no? Per cui anche il vissuto familiare, cioè nella relazione del contenitore familiare, ha un'influenza molto forte, no? Sulle proprie paure. L'ansia poi è un prodotto difficile da gestire, perché io dico sempre che l'ansia è come l'acqua. Se la signora al piano di sopra lascia il rubinetto aperto, lì si allaga l'appartamento, dopodiché l'acqua comincia a colare giù dalle pareti dell'appartamento sotto, poi ancora più Si infiltra sotto, dappertutto. si infiltra dappertutto, perché devi uscire da qualche parte finché non trova le fondamenta, passa anche le fondamenta l'acqua e arriva nel Scarica tutto. sottosuolo. L'ansia dentro di noi deve uscire, in qualche maniera deve uscire, ed esce nelle forme più strane e più incredibili. Posso dirne una: shopping compulsivo, che vuol dire? Che la gente si gratifica scaricando la propria ansia, Comprando le cose. comprando delle cose che gli danno una gratificazione e che gli calmano in quel momento, no? Lo stato ansioso. È come se si sentissero soddisfatta. Il problema è che le cose Servono da tappabuchi servono a tappabuchi dopo 3 giorni, una settimana, 10 giorni, un mese, non te ne frega più nulla perché ne vuoi un'altra, più bella, no? È come le macchine. Le macchine, ti compri una macchina lì per per lì. soddisfa un po' e poi E lo poi ne vuoi devi. un'altra ancora più bella, per cui il correre dietro alle cose non ti aiuta a gestire l'ansia, come l'ansia, un'altra maniera per scaricare l'ansia è il cibo. Persone ansiose si devono riempire di cibo, no? Per sedare l'ansia. Un altro mezzo per sedare l'ansia è il sesso, perché il sesso con quello scarichi
tutto un livello di tensione. Hai rilascio l'endorfine. E hai una gratificazione data dal piacere orgasmico che ti appaga lì per lì. Però poi, come fai? Per cui l'ansia andrebbe prima di tutto va riconosciuta. Va riconosciuta nelle proprie insicurezze e nelle proprie problematiche. E non va sottovalutata. Al giorno d'oggi l'ansia con che viene gestita? Con le benzodiazepine, Lexotan, EN e via dicendo. Ma è più legata a esperienze passate, quindi perché noi ricolleghiamo un'esperienza passata, oppure a un'aspettativa futura che non si realizza? L'ansia può prendere varie forme, no? Può prendere varie forme, sicuramente il vissuto è importante in uno stato ansioso, come è importante le aspettative, no? Quando uno si aspetta qualcosa, no? Perché l'ansia cresce fino al momento, no, della performance, che è come dovresti fare una performance. Per cui, ma quella è un'ansia già diversa, l'ansia delle aspettative della performance, perché te sei chiamato a dare una prestazione. L'ansia più difficile da gestire è quella libera, è quella che è slegata da un evento particolare. Bravo. Le persone ansiose, quelle che gli balla sempre la gamba, il piede, le mani. Un'irrequietezza, anche un saper non stare a braccio nella situazione. Una grossa irrequietezza, poi in più l'ansia. E lo diciamo in questo momento particolare, è come una malattia, è come un virus, si trasmette. Se io vado al cinema con una persona ansiosa, alla fine del film, perché lui batte il piede, perché lui si gira, perché lui non sa sta fermo sulla sedia, alla fine del film sono ansioso anch'io. Per cui l'ansia si trasmette. E dai fatti, da genitori ansiosi, vengono fuori figli ansiosi. Dice, ma come mai è così agitato? Perché assorbe quel meccanismo. Assorbe. Poi i bambini sono come carte assorbenti, assorbono tutto quello che li circonda, perché non hanno una capacità di filtro che si chiama razionalizzazione e spiegazione di quella che è la realtà. Perché il papà o la mamma che tornano a casa arrabbiati, il bambino che ha 5, 6, 7 anni non pensa che papà è arrabbiato perché ha litigato sul lavoro o perché c'è la traffico o altre situazioni, no, particolari. Per cui quello che sente, papà è arrabbiato, ce l'ha con me. Per cui i bambini assorbono tutto. In più l'ansia viene molto generata dalla relazione con gli altri. Ok, quindi da praticamente una relazione con un'altra persona che ci influenza da questo punto di vista? Non tanto che ci influenza, sono le mie insicurezze che si sviluppano nella relazione con l'altro, no? La relazione per un uomo con una bella donna, no? Essere un piacergli, per esempio. La paura di essere accettati o rifiutati. Questo è un argomento che produce molta ansia nell'essere umani, l'accettazione o il rifiuto. Difatti spesso e volentieri le persone, io li chiamo, sono i dimostratori, vogliono dimostrare che sono fighi, che sono importanti, eccetera, eccetera, proprio per un po' la cultura dell'estetica, poi, che anche oggi si vede tanto. Sì, assolutamente, la cultura dell'estetica. Basta pensare, no, che se siamo, che ne so, in un bar di questi fighi e entra una persona molto elegante, con un orologio importante, giacca, cravatta, subito quello che viene a dire, quella è la persona importante. Gli diamo peso, insomma. Gli diamo peso, no? Perché diamo peso a delle esteriorità. Poi andrà bene, quello è un delinquente. Certo, vestito bene. Purtroppo, e qui apro una parentesi, dove si può gestire l'ansia. Per gestire l'ansia devi avere un sistema valoriale abbastanza buono. Solido. Solido. Che intendo per sistema valoriale? Devi cercare di essere una persona onesta e responsabile e avere un po' di rispetto per te e per gli altri.
Queste tre cose messe insieme ti aiutano a superare l'ansia. Se te, se uno racconta un sacco di bugie, abbiamo paura di essere scoperti. Certo, se te sei uno che sei un irresponsabile, che fai finta di lavorare e non lavori, hai paura. Se sei uno che non rispetta sé e non rispetta gli altri, è chiaro che gli altri poi ti attaccano. Essenzialmente, se poi ci copriamo con una coperta corta, e ci copriamo sempre la famosa coperta corta, Andrea, è quella delle cose, no? Dell'immagine esterna che uno vuol dare. E si parla purtroppo poco invece di quello che è un sistema valoriale importante nella vita, che ti dà struttura emotiva. Struttura emotiva. E che quindi poi ti permette di affrontare queste situazioni. Ti permette di affrontare le situazioni con più sicurezza, dove l'autostima, altro elemento fondamentale dell'essere umano, è un pochino più alta, e per cui non subisci tutte queste influenze esterne che vanno a colpire il tuo interno, che produce poi ansia. Io direi per oggi basta, sì, dire queste cose. Per oggi concludiamo qui e ci vediamo nel prossimo video di questo genere. Continueremo queste tematiche. Grazie, arrivederci. Arrivederci.